sono delle volte in cui qualcuno mi scrive, mi dice: Vale, guarda, io ho un problema, devo lavare i capelli tutti i giorni perché mi si sporcano veramente in fretta. Questo a cosa è dovuto? È dovuto magari a anche cambi di stagione, è dovuto a una cute molto seborroica e quindi si cerca comunque sempre una soluzione. Mi ha appena scritto di recente una persona ponendomi una problematica che secondo me, rispondendo con un video, potrebbe aiutare magari anche altre persone. Questa persona mi dice che è in un periodo di forte stress e che i capelli, anche quando li lava, il giorno dopo si sporcano subito, oppure comunque ha bisogno di lavarli tutti i giorni perché i capelli sono subito pesanti, sembrano sporchi. Ci sono delle situazioni che sono semplicemente temporanee, quindi appunto, come in questo caso, in un periodo di stress, piuttosto che durante l'estate magari il cuoio capelluto si appesantisce un pochettino di più. Ci sono dei casi dove invece questa qui è una problematica costante perché è dovuto semplicemente alla nostra produzione di sebo. Perché i capelli si sporcano in fretta? Praticamente noi a livello di cute abbiamo l'epidermide, abbiamo il derma. Nel derma abbiamo queste ghiandole che si chiamano ghiandole sebacee e servono praticamente a produrre il sebo, che è quella sostanza appunto che si deposita sul cuoio capelluto e serve a proteggerci dagli agenti esterni. Di solito la sua produzione si produce nell'arco di 2-3 giorni, è normalissima. Quando invece abbiamo una produzione eccessiva, abbiamo appunto bisogno di lavare i capelli tutti i giorni, quindi abbiamo bisogno di regolare il flusso di queste ghiandole sebacee. Quindi come possiamo fare per andare a riequilibrare il flusso di queste ghiandole sebacee? Possiamo utilizzare più alternative. Il primo passaggio è quello di svolgere una pulizia della cute. In questo caso io utilizzo la linea del salone, quindi si tratta di una maschera riequilibrante cutanea, è a base di argilla, la applico semplicemente con un pennellino sul cuoio capelluto a cute bagnata, quindi docino, inumidisco comunque la chioma e vado ad applicare, a distribuire in sezioni a raggi questa cremina praticamente. Essendo a base di argilla è comunque molto naturale come effetto, non va a creare sfoliazioni che possono avere un effetto rebound, lascia comunque una sensazione molto leggera, molto, molto fresca. Secondo step è la scelta dello shampoo, che è compreso nella pulizia della cute, però volendo uno può fare anche un mantenimento a casa. Ci sono due tipologie, la tipologia semplice, quindi riequilibrante all'argilla che ci aiuta appunto ad assorbire il sebo, e c'è invece la formula riequilibrante con tea tree oil, che è più indicato magari per chi ha presenza proprio di scaglie, in modo comunque da essere un pochino più lenitivo e calma anche il prurito. Per quanto riguarda questa tipologia di shampoo, io capisco benissimo che 20 euro di shampoo possa magari essere anche impegnativo rispetto magari a quello che è la spesa di uno shampoo commerciale, però i prodotti sono veramente molto concentrati. Il mio consiglio eventualmente è anche quello di alternarlo a un'altra tipologia di shampoo che si ha a casa. Quindi questo cosa vuol dire? Hai il tuo shampoo commerciale a casa, fai 4 lavaggi a settimana, li alterni, una volta fai questo, una volta fai il commerciale. Questa cosa tendenzialmente vale per tutti gli shampoo da salone. Uno shampoo da 20 euro, uno shampoo da 2 euro, tu lo percepisci già semplicemente dalla texture la differenza. Di solito gli shampoo commerciali sono proprio a base molto più acquosa, sono molto più liquidi, mentre questi tendono ad essere un pochino più concentrati. Quindi anche la durata di uno shampoo comunque da uso salone è veramente diverso rispetto allo shampoo commerciale, che magari si fa fuori in un tempo molto più breve. Questi durano veramente tanto, ne basta veramente poco per fare uno shampoo, di solito una nocciolina. Per quanto riguarda il flacone, quando uno poi lo riporta in salone vengono scalati 5 euro dal servizio oppure dalla ricarica. Altre due soluzioni: uno poi al lavaggio prosegue tranquillamente con maschera, balsamo solo sulle lunghezze senza portarlo in radice. Altre due soluzioni: prima di asciugare, fialetta sebo regolatrice. Questa qui va applicata con una pipetta come se fosse tranquillamente una fiala anticaduta, va semplicemente massaggiata e poi si può procedere all'asciugatura. Una volta terminata la piega, invece quello che consiglio
polvere di fata, che è lo shampoo secco. È uno shampoo secco che non lascia residui, va vaporizzato comunque a distanza di 10-15 cm dalla radice e ha anche un'ottima profumazione. E è uno spray che basta agitare, si apre la radice e si spruzza. Questo ci permette anche di dare un'azione volumizzante. Lo shampoo secco, in poche parole, è uno di quei prodotti che lascia una specie di polverina sul cuoio capelluto. Questa polvere, oltre vabbè, a dare una sensazione comunque di freschezza direttamente sul cuoio capelluto, ci aiuta comunque con questa polverina ad assorbire il sebo e quindi ci va a dare anche un'azione volumizzante.